Franco Barzi, sindaco di Sant'Orso, che ha l'onore, e non è una parola di circostanza, di accogliervi in questa sede e di introdurvi al lavoro di oggi pomeriggio. Lo faccio ruotando intorno a due ragionamenti, tanto quello di essere contento, Franco, di essere qui a rappresentare un'amministrazione che su questo versante ha lavorato da tempo, ha investito risorse, persone, e oggi raccoglie i frutti con la consapevolezza che ha l'opportunità di investire in confronto, in riflessione su un tema che è veramente all'ordine del giorno anche del nostro modo di fare i sindaci. Gli ultimi dati, intanto un po' recuperare le cose, dicono che il tasso di disoccupazione dei 15 ai 24 anni è arrivato al 44,2%, e ogni 3 mesi che passano si sale di un punto. E sono dati che, tornando indietro al 77, che è l'anno di riferimento, dicono che non eravamo mai messi così male, Io lo constato, il giovedì pomeriggio ho ricevuto il pubblico, si arriva a avere una buona percentuale di colloqui che votano intorno a questo concetto, il tocchi con mano, e guardi dritto negli occhi la gente e la registri la conseguenza di questa situazione. Per cui si parte da un territorio che sta soffrendo, che è questo Alto Vicentino, che comunque beneficia di un periodo economico fortunato, ma che sta oggi, proprio per le caratteristiche che ha questo sistema di impresa, pagando un prezzo impegnativo. Con questa consapevolezza di difficoltà, di crisi, c'è anche la parte positiva di avere quei fili invisibili che legano alla vitalità del territorio. L'iniziativa di oggi lo testimonia, la capacità di pensiero, di elaborazione, di ricerca, di innovazione. Quindi aver favorito questo tipo di approccio mi pare bello. Sant'Orso ha gestito dei piccoli interventi, cito Servizio in Comune, che ha permesso a decine di giovani disoccupati di fare delle attività in municipio, di farlo in maniera anche pare soddisfacente, che però non hanno risolto il problema. Ce li siamo trovati alla fine del percorso, non dico il punto di partenza, però a riproporsi con la solita drammatica richiesta di adesso cosa faccio, come vado. Abbiamo bisogno di fare veramente un salto di qualità da questo punto di vista. Discorrevamo a tavola mangiando boccone dell'importanza della sovracomunalità, mai come su questo capitolo è necessario lavorare insieme, quindi è veramente con piacere che vedo qui, e so che ne arriveranno anche altri amministratori del territorio, che questa cosa la dobbiamo gestire insieme, mettendo, anche se è una frase un po' fatta, le forze in comune. Io vengo, forse qualcuno non lo sa, da un'esperienza professionale di 30 anni nella cooperazione sociale, allora è anche con soddisfazione che richiamo un modo di fare impresa, che un modo di fare economia che cerca di portare dall'individuale al plurale il soggetto, questa dimensione di co-working, già il termine stesso, richiama un mio DNA che mi porto dietro nel bene e nel male, e che pensa ad un interesse comune in un territorio dove per 30 anni ho imperato invece un modello di pensiero tutto proiettato al singolo. E anche su questa terza filiera di ragionamento penso che poi gli interventi che seguiranno lo sottolineeranno meglio. Direi questi gli spunti. Potevamo dire molte altre cose, di solito ci si prepara anche qualcosa da dire, ma direi che è meglio andare al concreto. L'impostazione del lavoro è stato proprio centrato su alcune relazioni di pensiero, ma poi anche con la presentazione di cose concrete. Quindi via libera, in modo che poi ci sia anche il tempo di un confronto. 360 gradi, buon lavoro.